Buonasera, ci stiamo preparando spiritualmente a questo secondo lockdown. Questo è il risultato del nostro modo di comportarci, di pensare, di agire. Siamo delle persone veramente di un certo prestigio, raggiungiamo risultati incredibili. Che dobbiamo fare? Rassegniamoci anche a questo secondo lockdown, lo dicono anche in inglese, almeno ci sembra una cosa più nobile, più grande. Clausura sarebbe più brutta, cioè perché il termine adatto in italiano sarebbe clausura, ma è meglio dire lockdown, suona meglio, ci riempie più di gioia sentire la parola lockdown. Bene, e come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati grazie alle nostre pensate, i nostri modi di agire. Chi diceva che non c'era il virus, chi diceva che la mascherina portava addirittura delle malattie, chi diceva che questo virus era tutta un'invenzione da parte dei potenti per farci stare buoni, per metterci un po' di paura addosso e non reagire, se ne sono sentite di tutti i colori. Una cosa che non riesco a capire, oltre che non vedo nessuna, come dire, reazione né verbale né scritta né parlata tra la gente quando giro, ma ancor meno vedo dei confronti. Noi siamo dei tipi che andiamo a giornata, cosa voglio dire? Cioè quello che sentiamo oggi ce lo siamo dimenticati ieri, cioè quello che è stato ieri. Noi non facciamo mai confronti con quello che è successo qualche tempo fa. Cioè, noi viviamo sempre nel presente, come i pazzi. I pazzi vivono nel presente e pensano di essere chissà che, no? Ma non facciamo mai un confronto, nel senso, dico, quel signore, mettiamo che ora è entrato in politica e al comune di Giugliano, un 3 mesi fa ha detto questa durante il suo comizio e ora lo si trova là. Cioè, fare dei confronti, secondo me, è la cosa più importante. Tutte le minchiate che sono state dette da parte dei cittadini e soprattutto da parte di questi personaggi che si sentono quasi scienziati, sono stati incredibili. In nessuna parte del mondo, secondo me, sono state dette queste minchiate, e noi siamo frutto di tutte queste minchiate che forse non abbiamo recepito bene, che forse abbiamo acconsentito a occhi chiusi, giacché dicevano delle puttanate incredibili, e noi oggi ne raccogliamo i frutti, ci prepariamo un altro lockdown e non sappiamo neanche come ci siamo arrivati. Qualcuno che in questo momento dirà nella sua, come dire, nel suo modo, nel suo clima mentale, ma io ho rispettato tutte le regole, perché poi trovare una persona in Italia che abbia torto, attenzione, è dura, è ardua. Io ho fatto di tutto, per un anno ho girato, mi ricordo ai tempi, per cercare qualcuno che avesse torto in Italia. Non l'ho trovato, non l'ho trovato, perché trovare una persona che dica io ho torto, no, perché uno ora pensa, ma di chi è questa colpa? La colpa gliela dà ai politici, gliela dà a quelli, cioè noi personalmente, noi singoli, noi individui, pezzenti che camminiamo, che formiamo questa società proprio di pezzenti, non solo qua in Campania, a Giugliano, al sud, ma in tutta Italia, ecco perché siamo uniti da queste immagini. Essere pezzenti in Italia vuol dire essere uniti, essere italiani, questo ci unisce. Essere pezzente per me vuol dire far finta di non capire, stare zitti quando si dovrebbe parlare, non dire mai le cose come stanno, girare la realtà in un altro modo, questo è essere pezzente. E questo lo si vede a Como, lo si vede a Brescia, lo si vede a Rho, lo si vede a Venezia, lo si vede a Mestre, lo si vede, non so, scendendo anche a Bologna, in tutti i posti. Qua non c'è nord e sud, noi siamo uniti. Quell'essere pezzente ci appartiene e ci fa italiani. Ecco, ora noi per come siamo partiti rispetto agli altri, no, che sono nei guai, come l'esempio
l'Inghilterra, il Regno Unito, l'Olanda, anche la Francia, la Germania non ne parliamo, dovevamo essere attualmente free, Covid free, veramente, senza, non ci doveva essere virus dalle, invece ce ne abbiamo più degli altri. Più degli altri, perché? Perché il nostro modo di pensare è quello che è. Attualmente, mettiamo, si sussurra, non che si parla, di ciò che è successo, mettiamo, nelle discoteche in estate, si sussurra qualcosa, si dice di della Sardegna, della Costa Smeralda, ma chi è proprietario di tutti quei locali, più di uno, ha detto non vi permettete a dire queste cose perché noi abbiamo tutte le carte in regola. Noi abbiamo tutte le carte in regola perché ci hanno detto che potevamo stare aperti e siamo rimasti aperti, e perciò colpero. Già hanno messo le mani avanti tutti i proprietari che hanno racchiuso come le pecore in quelle discoteche centinaia e centinaia di persone e li hanno fatti infettare tutti. Tutte le hanno fatti infettare. Loro non hanno nessuna colpa e nessuno ritorna perché ci siamo dimenticati. Noi basta che passa una giornata, non facciamo più nessun confronto. Noi siamo sempre nel presente, noi italiani, al momento, dopo un secondo non ci ricordiamo più di quello che ha detto una persona, quello che ha fatto, si riparte sempre da zero, dopo un minuto si riparte da zero. Questo è il senso dell'italiano, non fa mai un confronto, dire ma io ho vissuto, io certe volte quando parlo dico io ho vissuto anni e anni di delinquenza ai tempi della Democrazia Cristiana, qualcuno della mia stessa età mi guarda, dice Antonio ma di che cosa stai parlando? Perché quelle cose là non esistono più, quelle cose là sono finite, non ci appartengono. Quella era la Democrazia Cristiana, mi dice uno di 70 anni quasi come Antonio, ma quelle sono cose antiche, cose come sono antiche? Quelle fanno parte di noi, del nostro passato, della nostra formazione. Attualmente se ci sono ancora delle persone che prendono una barca di soldi a fine mese senza meritarsene questi soldi, e lo sappiamo, ce ne sono tante ancora alle poste, nei comuni, in tanti uffici che prendono fior di quattrine, grazie alla Democrazia Cristiana, a quei delinquenti, se oggi il nostro debito pubblico è alle stelle, è grazie a quei delinquenti democratici cristiani e poi tutti gli altri delinquenti che si sono, diciamo, avvicendati poi in un secondo tempo, quando la Democrazia Cristiana non c'era più e praticamente li hanno sostituiti e si sono dimostrati più delinquenti e infami dei democratici cristiani. Questo non lo dice nessuno. Noi abbiamo il debito pubblico, abbiamo questo coso, questo bubbone sulle spalle, ma da dove è venuto? Noi abbiamo tutti i fatti che sono stragi di Stato, no? Come Piazza Fontana, che ora vagamente se ne parla così a titolo di quasi talk show che si fa in qualche programma televisivo nazionale per fare audience, secondo me, e allora si cerca di dire che allora sono iniziate, che meglio dire così, le stragi di Stato, che si cercava di sovvertire l'ordine democratico per instaurare una dittatura tipo quella che c'era in Spagna oppure quella che c'era in Grecia. Ecco, ora se ne parla così, ma vagamente, non, come se non esistessero. Poi se noi torniamo ancora indietro, la storia, perché parlo di storia, il ventennio nostro fascista, quello non se ne deve parlare proprio affatto. Guai chi dice una cosa del genere, perché rischia la galera. No, si deve dire che c'erano quelli di sinistra, i cosiddetti comunisti, che hanno salvato l'Italia. Infatti in quel periodo hanno salvato questi qua in Italia, l'Italia, e quelli in Russia salvavano l'Unione Sovietica, tutti gli stati russi. Non hanno fatto niente, quelli non hanno fatto niente completamente, là ce li dobbiamo ricordare. Non dobbiamo dire sì, ma hanno ucciso milioni e milioni, poi ma sì, ma la storia dice che sono stati vincenti e quelli perdenti. Questo siamo noi.
Questi siamo dei pazzi che giriamo, persone che viviamo nel preciso istante che stiamo vivendo. E quello, chi vive così, solo i pazzi vivono così, cioè senza passato e senza futuro. Se tu parli con un italiano, l'unico suo futuro, perché che se deve fare qualche casetta, se ancora non ce l'ha, che in estate se ne deve andare a ballare, a divertirsi, a trovarsi una casa, a far divertire i figli, questo è il suo futuro. Ma per il resto non gliene fotte proprio niente. Il passato, e che cos'è il passato? Tutte le puttanate che ci sono state anche nel ventennio, non solo fascista, ma quello del bunga bunga. No, quello ce ne siamo dimenticati quegli anni. Niente, non esiste, ma forse non sono neanche esistiti per gli italiani. Anzi, qualcuno dice, in quel ventennio che non si è fatto un cazzo, si è promesso di tutto ma non si è fatto un cazzo, si stava benissimo, si stava meglio di oggi. E infatti quello là viene a volte riesumato, portato in giro, e ancora qualcuno ha la nostalgia di quei vent'anni, di quando si dovevano creare 2 milioni di posti di lavoro, quando si doveva completamente cambiare il volto all'Italia e non è stato fatto un cazzo, autostrade, strade, tunnel, il ponte di Messina, tutto si doveva fare. Noi siamo questi, noi siamo dei pezzenti. Dei pezzenti, io mi chiedo come ci sopportano in quell'Unione Europea. Io, se fossi un olandese, onestamente, con un italiano, ve lo dico sinceramente, non vorrei stare, cioè, l'italiano seduto là nel Parlamento e io me ne andrei da un'altra parte, non la parte opposta, ma da un'altra stanza, mi farei una, dico scusate, qua ci facciamo una stanza per conto nostro, vicino a un italiano non ci starei, perché facciamo schifo. Schifo, un popolo che ha sempre convissuto con le bugie, con l'ignoranza, con la delinquenza, con la mafia, con la camorra, con l'andrangheta, con tutte le mafie del mondo, con tutte le bugie di questo mondo, e non dice niente, non ha il coraggio di dire. Qualche volta quattro ubriachi drogati se ne vanno in piazza, quattro ubriachi drogati, sempre gli stessi, una volta a Napoli, una volta a Roma, una volta a Bologna, una volta ora pure a Trieste se ne sono andate, vanno in trasferta questi quattro ubriachi drogati, fanno una manifestazione per dire che c'è un'Italia che si ribella, sono quattro drogati e ubriachi che vanno pure in trasferta, una volta vengono a Napoli, una volta vanno e fanno finta che tengono sotto pressione in qualche modo la politica o gli italiani e dire state attenti perché ci possiamo anche ribellare. Ma che ribellare? Ma che ribellare? L'italiano non si è mai ribellato, ha sempre convissuto con la schifezza, ma quale ribellarsi? L'italiano basta che gli metti un po' di pane e pasta sulla tavola, te lo fai amico, non parla più, non dici più niente, e questo è stato il trucco della Democrazia Cristiana. A noi morti di fame che venivamo da una Seconda Guerra Mondiale persa e strapersa in tutti i sensi, ci hanno messo un po' di pane e companatico sulla tavola e ci hanno preso per il culo per 60 anni, questa è la verità. Così hanno fatto quelli che sono venuti dopo, il ventennio pure del Bunga Bunga, poi i 5 Stelle cadenti e tutti gli altri, sempre a prenderci per il culo. Questa è l'Italia, e ancora la chiamiamo Italia, e ancora diciamo di essere italiani. Io me ne vergogno, onestamente. A voi tutti, buona serata.